Signori, buonasera, benvenuti, grazie. Andiamo invece all'incontro di questa sera, in ricordo di Tiziano Terzani. È un ricordo che ho voluto qua a Cortina, perché io non ho mai conosciuto Tiziano Terzani, però ho letto tutti i suoi libri e devo dire che sono rimasta affascinata da questo personaggio e quindi ho voluto... Proprio oggi, oltretutto, ricorre, sono 25 mesi dalla sua morte, ho voluto averlo a Cortina e presentarlo. E con me questa sera ne parleranno Rita Cacciaglia, amica della famiglia Terzani, che chiamo sul palco, sì, grazie, che lei ha vissuto con Tiziano tutto il periodo dell'India e quindi ci racconterà di Tiziano. Buonasera. Prego, accomodati, qui nella seconda poltrona. Grazie. E poi Antonio Bortolotti, che è, mi dicono, un viaggiatore, un uomo che ama viaggiare, che conosce le lingue e che ha collaborato e ha scritto questo libro che si chiama Dentro di noi parlano i lettori di Tiziano Terzani, che ha collaborato con Massimo De Martino, che chiama anche lui sul palco, prego, più accomodati qui, che invece ha conosciuto Tiziano Terzani, dal 1999 si è occupato del sito e ha continuato poi l'opera di Terzani, a promuovere l'opera di Terzani anche dopo la morte di Terzani. Prego. Grazie. Ecco, ci siamo. Tiziano Terzani è stato uno dei più grandi giornalisti del nostro secolo. Ha visto la cacciata degli americani dal Vietnam e l'ingresso dei Vietcong a Saigon. Nel 1984 è stato espulso dalla Cina per attività controrivoluzionarie. Aveva aspramente criticato il regime di Deng Xiaoping. In Cambogia è scampato alla fucilazione da parte dei Khmer Rossi. Ha visto la caduta dell'impero sovietico. Nei suoi 30 anni trascorsi in Asia ha saputo restituirci la magia dell'Oriente, quella magia che sta scomparendo, travolta dalla globalizzazione. Ha documentato le miserie e le cose dell'uomo con rigore e sensibilità, in articoli e libri tradotti in tutto il mondo. È un uomo realizzato, circondato da una famiglia che adora. La sua è una vita felice, fino a quella sera in cui, in un ospedale per un normale controllo, si sente dire: signor Terzani, lei ha un tumore. Uno? Ne ho vari, un po' di qua, un po' di là. Ma la cosa divertente è che ci convivo da 7 anni. Beh, non credo che durerà molto a lungo, ma la cosa curiosa, la cosa interessante è che io e quelli siamo una cosa sola. E sarebbe stupido pensare che loro ammazzano me, io ammazzo loro. Ce ne andremo insieme, perché siamo cresciuti insieme. Per me questo cancro è stato una grande benedizione, perché ero ricaduto nella routine della vita. E questo cancro, mi ha salvato. Perché all'invito di un ambasciatore a cena, a una conferenza stampa, a un viaggio in cui non ero più interessato, potevo sottrarmi. Io c'ho il cancro. Il cancro è diventato una sorta di scudo, di barriera, di divisione fra me e il mondo da cui volevo staccare. Ero vissuto in Asia già allora,
quasi 30 anni, ma quando si è trattato di scegliere cosa fare, non è che mi sono affidato a uno col pendolo o l'altro che con delle pozioni di erbe magiche raccolte nella foresta a lume di luna. E sono andato nel più grande centro di cancro del mondo e mi sono affidato alla ragione, alla scienza, della quale conoscevo bene i limiti, e durante la terapia questi limiti sono saltati agli occhi. Però ho fatto questo. Bene, allora siamo qui per commemorare questo che è, però prima di passare a quest'ultima fase della sua vita, dove forse è più nota a tutti perché ormai insomma i suoi libri sono diventati dei bestseller e quindi evidentemente ci ha comunicato un qualcosa che avevamo bisogno di sentirci dire, e quindi tutti un po' bene, più o meno, insomma, se non li abbiamo letti comunque ne abbiamo sentito parlare, però invece io vorrei parlare del primo Terzani, perché senza capire che cos'è stato Terzani, il giornalista Terzani, l'uomo Terzani, l'inviato di guerra, quello che si trovava sempre nel posto giusto, al momento giusto e sulla notizia. Chi era quest'uomo? Tu l'hai conosciuto, Massimo. Sì, Tiziano, ed è giusto, ed è giusta l'osservazione che fai, è stato sicuramente innanzitutto un grande giornalista. Gli ultimi due libri, quindi La fine è il mio inizio e il penultimo, Un altro giro di giostra, ci presentano un Tiziano molto intimista, quindi che è andato a viaggiare moltissimo dentro di sé. In realtà Tiziano, come dicevi, è stata una persona che per tutti gli anni precedenti, quindi per tutti i 50 anni precedenti, 55 anni precedenti, ha vissuto la propria vita viaggiando. Tiziano aveva fatto le scuole, aveva fatto la normale di Pisa, dopodiché lui lo diceva sempre, è stato molto fortunato perché si è sempre trovato in situazioni, in condizioni per le quali gli è stato permesso di viaggiare. È andato a lavorare all'Olivetti perché, come diceva lui, doveva campare la famiglia. L'Olivetti in quel periodo è sicuramente una delle aziende molto più aperte rispetto alla media delle aziende italiane, e tramite una serie di contatti poi gli capitò di andare a studiare il cinese negli Stati Uniti. E a seguito di questo poi Tiziano viaggiò e abitò per 30 anni in Asia, spostandosi appunto in Vietnam, rimase l'ultimo giornalista, l'unico e ultimo giornalista ad assistere all'ingresso dei Vietcong a Saigon, fu uno dei più fortunati da una parte, dall'altra anche intelligenti analisti della situazione dell'Asia, tanto che spessissimo veniva contattato soprattutto da giornalisti stranieri, perché in Italia è sempre stato un giornalista scomodo. Tiziano è uno che è andato in Cina credendo... Ma diciamo che l'Italia non l'ha voluto, perché di fatto poi dopo lui per fare giornalista viene assunto da Der Spiegel. Esatto. E perché vabbè, conosce il tedesco e quindi ha buone possibilità, però voglio dire, in Italia era un po' scomodo e quindi non lo volevano. Era scomodo perché all'inizio credeva molto in questa, nell'idea del comunismo, e poi invece ebbe, anche se non ebbe mai una tessera, nella tessera di un partito in tasca, però poi quando si rese conto che il comunismo non era quello che lui aveva sognato e quello in cui credeva, ebbe anche il coraggio di dire che non andavano così le cose, e per questo appunto fu cacciato, fu arrestato in Cina, e fu cacciato dalla Cina, e fu una cosa che lo lasciò molto segnato. Dopodiché invece scoprì che nell'ultima parte della sua vita che il posto in cui gli piaceva di più stare era appunto l'India, dove riusciva ancora a trovare un contatto con le persone, un contatto con lo spirito delle persone. Quindi Tiziano si è trasformato poi da reporter, da inviato di guerra, invece in grande uomo di pace con Lettere contro la guerra, che è un libro che sicuramente dovrebbe essere letto nelle scuole medie, per esempio, perché è veramente una grande testimonianza di come si può affrontare un'emergenza come quella dell'11 settembre, o comunque come si possono affrontare le guerre in una maniera rivoluzionaria da un certo punto di vista, ma che forse, guardando anche i fatti per come si stanno svolgendo, è forse l'unica applicabile. Il filmato di cui abbiamo visto un brano adesso si intitola Nami senza nome, e Tiziano all'interno di questo filmato
parla, questo filmato è stato girato 2 mesi prima che Tiziano morisse, quindi è un filmato di un malato terminale, e Tiziano parla della guerra, della situazione in Afghanistan, in Iraq, parla del problema della Palestina, e da 2 anni a questa parte le cose non sono cambiate, quindi è un filmato veramente attuale, e questo racconta quanto Tiziano fosse attuale nel raccontare le cose. Beh, lui che aveva sempre vissuto le guerre, perché lui le guerre era andato a vedere da vicino, sì. Insomma, e quindi credo che fosse un pulpito abbastanza importante, insomma, ecco, esatto. Suo, e un punto di vista importante. È molto importante, appunto, come dicevi all'inizio, andare a rileggere, a leggere i libri di Terzani, quelli precedenti, quindi L'indovino mi disse, Un indovino mi disse, e tutti gli altri, In Asia, La porta proibita, perché senza leggere quelli ci si fa un'idea parziale di Tiziano, si fa l'idea di un signore che sta seduto in una baita sull'Himalaya con la barba, vestito di bianco, e quindi l'idea un pochino di una persona staccata dalla realtà. Tiziano è una persona che ha deciso di allontanarsi da un certo tipo di realtà perché si è reso conto che quella realtà lì non andava più bene per lui, però è stata una persona che ha vissuto moltissimo la realtà quotidiana, ha vissuto le guerre, e per questo appunto non si può capire al 100% Tiziano Terzani se non si leggono i libri precedenti. Beh, lui devo dire che il punto di svolta, diciamo, della sua vita è stato l'India, e vorrei parlare con le parole di Terzani, che appunto qui in un altro giro di giostra dice: mi ci volle tempo per arrivarci, 16 anni, ma io sognavo sempre l'India. Infatti, durante il viaggio dell'Indovino, mi sentivo spesso dire: cambierai casa, andrai a vivere in un altro paese. Un indovino a Kentung mi disse: tu entro un anno ti trasferirai. Era impossibile, impossibile, perché Der Spiegel aveva già un collaboratore indiano a Delhi e non c'era proprio posto per me. Ma poco dopo, finito di scrivere l'Indovino, sulla magnifica spiaggia di Bampé, vado ad Amburgo dallo Spiegel e mi chiama il caporedattore e mi dice: Terzani, noi sappiamo che da lei, che lei da anni pensa all'India, il posto si è dato, ci vuole andare. Paf, ero in India. Mi mette davanti una tazzina di tè. Bevi questo, era molto buono. Fu curioso perché appena arrivai a Delhi, vennero a intervistarmi quelli del Times of India per chiedermi com'era possibile che un uomo che aveva fatto carriera giornalistica notevole, voglio dire Vietnam, Cina, Giappone, non volesse andare a fare il corrispondente a Washington. Di solito in India ci vanno i freelance, i giovani alle prime armi che vogliono farsi le ossa, e poi se ce la fanno diventano giornalisti. Io facevo il gioco al contrario, ero arrivata all'apice della mia carriera e andavo in India. E in India incontra Rita. Rita, sì. Com'è stato il tuo primo incontro con Tiziano? Il mio primo incontro è stato in India, specialmente all'inizio. Lui cercava di conoscere, di entrare nella vita indiana e di conoscere soprattutto le persone occidentali che vivevano lì, italiani che vivevano lì, e voleva sapere... Lui intanto in India da dove arrivava? Raccontiamolo ai lettori del suo viaggio. Arrivava da un'esperienza molto grossa, quella dell'Asia, e l'India è stato il posto, per lui era una tappa di arrivo, e come dicevo, i primi tempi li ha spesi proprio cercando di scoprire, di sviscerare il perché di tante cose che rappresentano l'India, ma anche di tante cose che affascinavano occidentali che vivevano lì. Quindi è stato un incontro casuale all'ambasciata, tra l'altro. Però si è stabilito subito un rapporto di amicizia, e i primi anni sono stati, quando ci incontravamo, una raffica di domande, perché per me erano già anni che vivevo lì in India. Quindi una raffica di domande per sapere tradizioni, sulla lingua, sulle religioni. E lo affascinava molto la maniera molto semplice, la maniera molto semplice di vita che certi occidentali, tra l'altro anch'io col mio ex compagno, vivevamo.
e quindi per lui che veniva da posti molto occidentalizzati, diciamo come il Giappone, così era proprio una realtà molto diversa. E questa cosa è stata portata avanti un po' di tempo e poi è scomparso e per me era... Perché quando lui è arrivato in India non era ancora malato. Non era ancora malato. Era un giornalista, diciamo, nel pieno, certo, delle sue forze, della sua attività. Poi vennero l'ultima volta a Folco e sono stati un po' lì. Io sto a Rishikesh, ai piedi dell'Himalaya. Quindi sono stati lì un po' con noi e poi sarebbero andati a Calcutta da Madre Teresa perché voleva intervistare Madre Teresa, scrivere un articolo su di lei. E lì poi ha scoperto di essere malato. E quindi per un periodo non si è più fatto sentire e io pensavo che fosse da qualche parte nel mondo, qualche viaggio, qualche storia di quelle che ogni tanto lo catturavano. Poi mi è arrivata una lunga lettera, e era a New York, era stato già operato, stava facendo questa chemioterapia e quindi è stata una lettera molto toccante. Per me è stata una rivelazione molto brutta, diciamo, all'inizio. E nello stesso periodo io ho avuto delle situazioni brutte con l'ex, diciamo, e quindi questo... E ci ha unito, diciamo, da queste due, lui dalla sua parte con la malattia ed io con quest'altra perdita, abbiamo trovato una forza comune per andare avanti. E devo dire che in quel periodo mi ha chiesto molte cose rispetto a queste, diciamo, terapie alternative che potevano essergli utili per risollevare più che altro il suo fisico, che era stato molto colpito, diciamo, molto stressato da questa chemioterapia, eccetera. E così è cominciata, diciamo, la storia più... Prima di parlare della malattia, io ho qui davanti un articolo, perché tutto poi dopo, anche l'incontro qui a Cortina, era nato e si era basato su questo articolo, La morte addormentata di Stella Pende. Stella Pende era un'amica di Terzani e ha scritto appunto questo articolo che si basa un po' tutto sulla sua vita e sul suo percorso in India e dice che tre sono le città, diciamo, in cui Terzani è rimasto maggiormente colpito, dove appunto sentiva l'India, che erano Benares, Delhi e Dharamsala. Stella Pende purtroppo non ha potuto essere qui con noi perché, essendo anche lei un inviato di guerra, in questo momento è in Libano e quindi perché il giornale l'ha mandata due giorni fa a seguire, quindi non può essere qui con noi, anzi mi ha detto che era molto dispiaciuta e si scusa anche con il pubblico. Ma appunto parlava di queste tre città. Sì. Perché queste tre città? Queste tre città perché Delhi è stato il suo luogo, la sua base, diciamo, in India, se non altro iniziale. Quindi Delhi ha tutto un significato. Io ho accompagnato Stella, quindi siamo stati a trovare diversi suoi amici, diverse persone anche lì, diciamo, dal sarto al suo cameriere, il suo gioielliere che poi si è trasferito, quindi c'è stata questa è una cosa strana, da quando è andato via Tiziano tante persone sono scomparse, è come se lui avesse travolto e portato via con la sua energia un sacco di gente, di personaggi in India. Comunque, ritornando al discorso di Delhi, allora Delhi è stata la sua base, quindi c'erano dei posti che lui preferiva, dal parco dove andava a fare le passeggiate al mattino, ad altri luoghi tipo, non so, c'è il museo, l'Art and Craft Museum, che lo affascinava sempre tanto. E andavamo lì a fare delle passeggiate proprio a vedere queste cose tipiche che raccontavano molto dell'India.
Dharamsala è stata una cosa più che altro, lui conosceva il Dalai Lama da molti anni, da molto tempo, quindi andava lì ogni tanto per incontrarlo, e a Dharamsala ci è andato poi per trovare anche lì una risposta, per cercare qualcosa in questa medicina tibetana che è tanto famosa e che aiuta tanta gente. Poi Benares, lui non è andato lì per cercare nessuna medicina alternativa, ma l'alternativa alla vita. E Benares è un posto che coinvolge moltissimo. Per certi versi può essere crudele, può anche fare orrore, ma per altri è proprio coinvolgente. E c'è questa, è una sinfonia, è una cosa tra la vita e la morte che è lì e non c'è niente da nascondere. E penso che lui in Benares trovasse proprio come uno specchio, e quindi andando a Benares riusciva a capire più che altro sempre di più se stesso, quello che era Tiziano dentro, e che poi l'ha aiutato ad arrivare così fino agli ultimi giorni, cioè accettando la morte con una calma, secondo me, incredibile, perché io l'avevo conosciuto prima, e prima era tutta un'altra persona. Era un personaggio impetuoso, sempre in mezzo a tanta gente, un personaggio carico di carisma, che come entrava in un locale, in un museo, in una galleria, qualsiasi posto, anche se stava zitto, perché se parlava era già tutta un'altra cosa, ma stando zitto bastava che entrasse e tutti gli sguardi andavano a lui. Non passava assolutamente inosservato. Ecco, io vorrei inosservato. Introdurre Antonio, che anche tu non hai mai conosciuto, mi dicevi, Terzani, e volevo chiederti come si può scrivere, si riesce a scrivere un libro senza aver mai... conosciuto una persona, insomma. Guarda, la genesi di questo libro è abbastanza curiosa, perché questo libro si chiama Dentro di noi, e non è un libro di Tiziano Terzani rivolto ai lettori, ma è un libro dei lettori, scrittori di Tiziano Terzani in risposta alle sue parole. E ha avuto una genesi piuttosto curiosa, perché è nato inizialmente come una raccolta all'interno di una cartella, di un computer, degli interventi, per così dire, più belli, raccolti su un forum internet di discussione dedicato a Tiziano Terzani. Vale a dire, quindi, i lettori di Tiziano Terzani, che avendo comprato e ovviamente letto alcuni dei suoi libri o tutti i suoi libri, venivano incuriositi da questo personaggio, dal giornalista, dall'uomo, dal percorso, dal cammino straordinario fatto da quest'uomo non comune. Allora arrivavano su internet digitando il nome Tiziano Terzani e veniva fuori questo sito messo in piedi da Max. E all'interno di questo sito c'era un forum dove chi voleva poteva lasciare un messaggio. Nel periodo immediatamente successivo all'uscita di un altro giro di giostra si è verificato un fenomeno incredibilmente particolare, perché tantissime persone da tutta Italia, di tutte le età, di tutte le estrazioni sociali, hanno ricevuto quel libro, che è un libro molto particolare, perché non è un libro semplice, non è un libro facile, e chi l'ha letto credo possa concordare con me, è un libro che può piacere, può non piacere, ma indubbiamente è un libro molto particolare, è arrivato a chiunque l'ha letto nel momento giusto. Molte persone si sono ritrovate su internet a commentare alcuni passi del libro, oppure a lasciare una testimonianza del proprio cammino interiore,
di fronte ai grandi temi della vita, che possono essere appunto l'incontro con la malattia propria, di un proprio caro, così come le sfide che Terzani ha affrontato nel corso di tutta la sua vita, il viaggiare, l'andare sempre al proprio destino a testa alta, il non tirarsi mai indietro, diciamo per certi aspetti il fascino che ha suscitato nei lettori proprio perché era una persona che ha avuto il coraggio di vivere la vita che ha sempre voluto vivere. Chi lo conosce, chi l'ha conosciuto, sa benissimo che lui fin da giovane diceva: io voglio andare a fare il giornalista in Cina. Per cui in Italia non c'era posto per una persona del genere, l'ha trovato, è riuscito a costruirsi il percorso per arrivare a fare questa vita incredibile in Cina. Allora, io all'epoca scrivevo su questo forum con regolarità e collezionavo, diciamo così, gli interventi che reputavo più belli, più carichi di messaggi interessanti per un beneficio personale. Con l'andare del tempo questi interventi sono aumentati fino ad arrivare a costituire un corpo di tutto rispetto. Tra l'altro un corpo variegato che affrontava moltissimi temi cari in tutti i suoi libri. La bellezza di questo era che si ritrovavano le parole di tantissimi Anam. Terzani nel video Anam il senza nome, lui per chi non l'avesse visto a un certo punto spiega che quando è stato in India in un ashram ognuno doveva scegliersi un nome indiano e lui trovò bellissimo, stava studiando il sanscrito, dopo aver speso una vita intera a farsi un nome, una carriera, gettare via tutto, questo vestito che ormai gli stava stretto, e nel sanscrito c'era proprio questa parola bellissima che significa Anam, cioè colui che non ha nome, colui che è senza nome. Quindi all'interno del forum sono emerse tantissime splendide parole di tante persone che non sono conosciute come un Tiziano Terzani, che non sono famose, che non hanno vissuto una vita eccezionale come quella, ma che ciò nonostante condividono gli stessi ideali, gli stessi pensieri, gli stessi sogni, desideri. E allora collezionando tutta questa cosa, un giorno io che già conoscevo Max da un po' di tempo, eravamo amici già da alcuni anni, incontrandoci ebbi un po' un'intuizione e dissi: questo materiale potrebbe valer la pena per un libro. Come dicevo prima, non un libro scritto da Tiziano Terzani per i suoi lettori, ma un libro scritto dai lettori di Tiziano Terzani in risposta alle sue parole, proprio per evitare ciò che poi si è andato creando con il fenomeno che è stato etichettato in vari modi e che ha portato anche a un certo genere di polemiche date da una visione limitata, diciamo così, del messaggio che viene dai libri di Terzani. Cioè chi ha letto soltanto alcuni libri, soprattutto magari gli ultimi due, e quindi non ha conosciuto il percorso, la persona, il giornalista, è portato, può essere fuorviato e essere portato a vedere in una persona che comunque si presenta con la barba bianca, vestito di bianco, o come il classico Antone o giù di lì. E quindi a Max dissi: Max, cosa ne pensi di una cosa? Gli detti proprio il manoscritto. Facciamo un libro, subito. Beh, lui rimase molto entusiasta dell'idea, sì. E io gli proposi: sarebbe bello se questa cosa diventasse un libro. Allora abbiamo iniziato a consultarci dicendo come potremmo fare. E qui ci sono una serie di aneddoti curiosi, perché nell'arco dei mesi abbiamo valutato un po' le strade da percorrere e essendo due sconosciuti, insomma due persone comuni, abbiamo detto: non troveremo, difficilmente riusciremmo a mettere in piedi una cosa di questo genere. Per cui abbiamo valutato l'ipotesi di pubblicarcelo da soli, quindi abbiamo trovato degli editori print on demand, che sono degli editori che in pratica ti pubblicano un libro a pagamento. Abbiamo avuto un incontro con uno di questi editori, abbiamo discusso di tutto quanto, eccetera, di tutto il progetto. Nello stesso periodo, era poco prima dell'uscita della fine e il mio inizio, dell'ultimo libro, quindi libro postumo di Terzani scritto dal figlio Folco,
siamo stati invitati da Gad Lerner a una puntata dell'Infedele dedicata a Tiziano Terzani. Gad Lerner aveva già fatto una puntata un paio d'anni prima o l'anno prima sul Giro di Giostra, dove aveva invitato Folco in trasmissione, quindi ha reinvitato Folco e ha invitato anche noi a prendere parte alla trasmissione e a fine serata abbiamo dato a Folco questo libro, il manoscritto di Dentro di Noi. Sì, perché avevamo comunque il dubbio che avevamo comunque desiderio che la famiglia fosse partecipe, perché in tutti i passi che abbiamo fatto anche con il sito in questi anni ovviamente la famiglia è sempre stata di fianco a noi, cioè dato che il sito è tizianoterzani.com e che non è il nostro mestiere, quindi lo facciamo nel tempo libero, certo, con i nostri tempi, volevamo rendere partecipi della famiglia dell'idea che avevamo avuto e sapere se questa cosa gli poteva piacere, perché poteva anche non piacere. Il sito è nato quando Tiziano Terzani era ancora in vita, e quindi com'è nato questo sito e perché poi riprendiamo l'argomento perché è interessante. Chi l'ha voluto? Allora, il sito è nato per caso. Io ho letto appunto 7 anni fa Un indovino mi disse, mi è piaciuto moltissimo, l'ho finito in una notte e ho detto, all'epoca mi occupavo di internet, ho detto beh, questo signore sconosciuto di cui ho comprato questo libro a 3.900 lire dell'epoca, bisogna fare in modo che un po' di gente lo conosca. Ho fatto delle pagine orrende, le pagine internet orrende, le ho messe online, ho mandato una mail, avevo la mail di Tiziano, l'ho trovata, e gli dissi, io ho già 30 anni, quindi non ero più un ragazzino, gli dissi, ah, signor Terzani, abbiamo creato io il Tiziano Terzani Fan Club. Non sapevo come chiamarlo, a 30 anni non è che mi viene in mente di fare un fan club. Gli disse, ah, grazie, carini, non ci provate. Perché temeva già il discorso del fanatismo, che comunque non era nelle nostre idee. Allora insieme decidemmo di chiamarlo Fan Club, scritto Fun Club, una cosa divertente, molto easy, per cui di farlo passare in maniera sorridente. Poi l'abbiamo trasformato in tizianoterzani.com, ma la cosa divertente appunto è che Antonio consegniamo questo manoscritto a Folco. Il giorno successivo a Roma c'era la presentazione con il sindaco Veltroni, che era qui oggi pomeriggio, di La fine, il mio inizio. Sulla tratta Milano-Roma... noi stavamo andando giù a Roma per partecipare, perché eravamo invitati alla conferenza stampa della Fine, il mio inizio, per cui Max si reca a Roma in macchina e io vado in aereo, perché lavoro in Alitalia, per cui avevo la possibilità di poter andare in aereo più velocemente. Quindi non sempre capita. Lo so benissimo, infatti per quello mi ero predisposto andando la mattina molto presto, perché sapevo che avrei potuto prendere più di un volo per arrivare a Roma. Comunque, dopo una serie di vicissitudini intercorse, durante la serata, dopo la fine della trasmissione dell'Infedele, per cui sembrava che qualcuno ci mettesse lo zampino in tutti i modi perché non dovessi andare a Roma, il mattino seguente, grazie a una felice intuizione della mia compagna, che mi dà una grande idea, io mi reco all'ultimo momento in aeroporto, vengo accettato sul volo per Roma, mi presento al gate, mi guardo intorno, poche persone, pochi passeggeri. Salgo a bordo, mi presento, perché appunto lavorando mi devo presentare i miei colleghi, mi presento, saluto tutti quanti, mi vado a sedere a metà dell'aereo. L'aereo, come ripeto, è mezzo vuoto, ci sono 40 passeggeri, non di più, quindi mi guardo un po' intorno, mi scelgo un bel posto comodo, bello solo, tranquillo, intorno a me nessuno, solo un signore alla mia sinistra, che tutto intento a fare la rassegna stampa della giornata, lo vedo con tutti questi giornali, fogli che legge, eccetera, eccetera. Allora si parte, si decolla, si oltrepassano le nubi della coltre di Milano, quindi già guardando il sole cambia l'umore della giornata, io tiro fuori il mio computer portatile, all'interno del quale avevo il materiale di questo libro qua, e inizio a lavorarci sopra, impostando la copertina, impostando i capitoli e tutto quanto. Arriva la mia collega di lavoro con il carrello delle bevande, si ferma lì mi fa una domanda, mi fa, come mai sei in borghese? Cosa vai a fare a Roma in borghese? E io gli dico, guarda, sto andando alla presentazione, alla conferenza stampa della presentazione della Fine è il mio inizio. Conosci l'ultimo libro di Terzani? Lo conosci? Lei mi fa, solo di nome, ne ho sentito parlare, ma... E allora iniziamo un attimo a parlare velocemente.
le consiglio di leggere un altro giro di giostra, le dico guarda sai siamo lavorando ad un libro che raccoglie gli interventi più belli di tutti i lettori di Tiziano Terzani sui grandi temi della vita. Eccolo qua il materiale, glielo faccio vedere brevemente il manoscritto, lei mi fa bello, mi piace, quando lo pubblicate? E gli faccio, ci piacerebbe, ma non abbiamo la più pallida idea perché costa un po' troppo per le nostre tasche. A un certo punto sento da dietro di me una voce che mi fa, mi scusi se la interrompo, posso disturbarla? Mi presento, sono l'editore di Terzani. Era il signore seduto al mio lato accanto che stava con i giornali a fare la rassegna stampa. L'amministratore delegato di Longanesi. Mi dice, scusi sa, ma ho sentito due parole di quello che ha detto e non ho potuto fare a meno di ascoltare il suo discorso, vorrei che mi illustrasse un attimo il progetto perché mi sembra interessante. Io avevo il manoscritto con me, per cui stavo andando appunto giù alla conferenza stampa, ho detto guardi se vuole darvi un'occhiata, lui l'ha preso, l'ha guardato, ha iniziato a sfogliarlo, ha iniziato a leggerlo, ho detto bello, mi piace, interessante, va bene, lo pubblichiamo. Così. E così è nato questo libro. Bene, però io adesso, siccome secondo me Terzani poi dopo ha dato, ed è diventato famoso anche, questo dobbiamo tenerne conto, nel momento in cui lui ha deciso di rendere pubblica la sua malattia e la sua solitudine anche nei confronti dei medici, perché forse se lui fosse stato amato, curato allo Sloan Kettering di New York, non avrebbe sentito il bisogno di cercare altrove un qualche cosa che gli desse un conforto e comunque un sostegno. Questo sostegno lui in effetti faceva parte di un suo percorso e è andato a cercarlo in India, infatti ha telefonato, ti ha scritto per dirti devo venire in India perché mi devo disintossicare. Devo dire che io sono una che ha molto girato il mondo perché mi sono sempre occupata un po' così per diletto di medicina non convenzionale, per andare a cercare di capire fin dove possa essere considerata medicina quello che sta altrove e quanto e possa effettivamente curare e quanto invece faccia parte un po' di una situazione di magia e di un qualche cosa che ormai dalla nostra medicina è superato. E devo dire che invece ho scoperto un mondo, anche se questo mondo va preso con le pinze, secondo me qualsiasi cosa che aiuta a far star meglio una persona, anche se fosse solo una al mondo, credo che quella cosa abbia diritto di esistere. E quindi leggendo questo libro devo dire che mi sono sentita molto identificata in lui, non solo perché lui ha scritto, perché se poi voi lo leggete vedrete che lui non si dichiara mai né a favore né di una cosa né dell'altra, perché lui ha girato tutti questi santoni o comunque questi tipi di medicine cosiddette alternative, però poi di fatto non si è mai ciecamente, completamente o qualcosa, perché ha sempre cercato di rielaborarlo e di renderlo suo. E quindi volevo un attimino riagganciarmi e capire meglio un pochino questo pensiero e questo modo di vivere questo viaggio che ha fatto all'interno della malattia e soprattutto anche in India, perché poi in India non è stato solo l'incontro col Dalai Lama e la medicina tibetana, ma è stato anche un incontro con la medicina ayurvedica, certo. È stato un incontro con il Reiki, è stato un incontro con la meditazione e con l'ashram, appunto quando si è spogliato del Terzani. Tu che l'hai vissuto con lui, com'era e come si è trasformato in questo periodo? Si è trasformato in maniera radicale. Una prima trasformazione, diciamo un primo passo era stato con l'Indovino mi disse, perché già in quel viaggio, pur sempre restando molto analitico, molto scettico diciamo anche, comunque ha fatto questo viaggio cercando anche lì in ogni posto un indovino, un cartomante, una persona che gli svelasse questo futuro. Però sempre rimanendo il Tiziano. Lui devo dire che è nato in Occidente, è sempre stato ed è sempre rimasto molto occidentale fino alla fine dei suoi giorni. Molto sì. Fiorentino. Si è sempre definito dappertutto, quando gli hanno chiesto una volta, ma lei è buddista? Lui ha sempre risposto, io sono fiorentino. Prima di tutto, e io sono fiorentino, io proprio,
per cui per certi aspetti ho sempre capito molto quando Terzani voleva comunque difendere la propria fiorentinità, con cognizione di causa però, come una persona che ha studiato la propria storia, le proprie origini, che conosce la propria città a menadito, e allora con questo non si vuole sentire per certi aspetti al di sopra di tutti, assolutamente, Terzani lo diceva, in certi frangenti ci si può sentire un po', essendo fiorentini, al di sopra, perché la città del Rinascimento, dove sono passati tutti quanti, eccetera, però per altri poi è uno che è andato nel mondo e ha speso tutta la vita nel mondo. Spesso questo scetticismo l'ha vissuto come un limite, quindi lui raccontava appunto di quando è andato dal medico del Dalai Lama, che tutti andavano con estrema fiducia e lui aveva con fede, lui sì. È una cosa che forse non ha mai, almeno in a lui questo medico aveva dato un nastrino, una pallina di orzo Samba. Tibetano, e lui non sapeva dove buttarla appena era uscito, perché da una parte voleva crederci, dall'altra invece non ci credeva fino in fondo. Poi si è reso conto che in quell'occasione, per esempio, il fatto di non crederci lo faceva star male, diceva tutti ci credono, io no, e lì si è sentito in un certo modo inferiore agli altri, no? Allora lui dice, e lì ho capito che quella cosa, poi l'ho presa, questa pallina di orzo l'ho presa, e secondo me mi ha fatto bene. Questo dice, è il primo passo, no? per qualsiasi guarigione, è credere. Certo. È credere in quello che stai facendo. Certo. Ha sempre creduto in un certo modo in quello che faceva, sia nella propria vita che poi in questo viaggio dentro se stesso, certo. E alla cerca di una cura. Infatti, dopo aver fatto questo viaggio alla ricerca di queste medicine alternative o comunque di questi metodi alternativi, la conclusione è stata di ritornare sull'Himalaya da solo, e quindi tutta una ricerca all'opposto. Prima andava fuori e cercava da altre parti, e poi si è messo lì da solo e ha cominciato a cercare dentro di sé. E questa è stata la benedizione per lui, perché ha trovato quell'equilibrio in cui prima, non che non ci credesse, ma che forse teneva lì. Non faceva parte di sé. Sì, perché era troppo un personaggio pubblico, quindi questa parte più intima era più tenuta così, un pochino più nascosta, un pochino più dimenticata. Il libro infatti si intitola Dentro di noi per questo, perché c'è una frase, poi la sentiremo in un altro filmato alla fine, che dice Tiziano che è questa. L'unico vero maestro non è in nessuna foresta, in nessuna capanna, in nessuna caverna di ghiaccio nell'Himalaya, è dentro di noi. E questo, alla fine di questo viaggio, probabilmente è la risposta più grande, insomma, cosa che avevano già detto altri prima di Tiziano, quindi che il viaggio comunque inizia e finisce sempre dentro di te, se è fatto in un certo modo. No? Certo. E le persone che hanno scritto questo libro, perché appunto non l'abbiamo scritto noi, ma noi abbiamo solamente raccolto questo librino, queste impressioni, sono persone che hanno preso Tiziano solamente come spunto per poi partire. Se vuoi, io uno degli approcci, per esempio, è una paginetta che parla della morte in una maniera un pochino diversa, ed è un modo in cui questa persona appunto ha vissuto l'allontanamento di Tiziano appunto dal proprio corpo. Il capitolo si intitola La morte, un dettaglio. Ho sempre pensato che davanti alla morte non ci fosse molto da dire. Per esempio, quando sento in televisione che è morto qualcuno di conosciuto e le persone accanto a me cominciano con la tiritera del «oh, poverino», beh, mi innervosisco. D'altra parte, io non ho un carattere facile, la maggior parte dei comportamenti umani mi danno molto fastidio. La morte per me ha un solo significato, il vuoto che lascia quella persona nella mia vita. Niente di diverso da questo. Quanto mi mancherà? Come cambierà la mia vita dopo questo evento? Ma soprattutto il significato più grande che do alla morte è la vita di quella persona. Quanto averla avuta nella mia vita ha influenzato il mio modo di essere, la visione delle cose. Quanto, insomma, io mi porterò dentro per sempre queste cose e quindi quella persona.
La morte di Tiziano l'ho presa da un quotidiano gratuito. Io non sempre seguo la televisione, anzi seguo pochissimi programmi e non seguo gli avvenimenti, i telegiornali. Avevo finito da non molto il suo ultimo libro, qui si parla del Giro di Giostra, e mi ero stupita di come quella persona che avevo conosciuto a un incontro a Milano nel mio anno del risveglio fosse malata. Era l'immagine della salute, una salute forse più profonda e importante di quella fisica. Ho pianto. Non sono stata a dire, oh, poverino. Ho pianto con tutto il cuore, un pianto sereno, perché so, nonostante tutto, che da qualche parte c'è ancora, lui e il suo sorriso sereno. Ma non devo nemmeno cercare troppo lontano, è nel mio cuore, perché in quel famoso anno in cui sono cambiata, con la marcia della pace di Firenze, la bandiera appesa al balcone, ora è più grigia ma non per questo triste, anzi mi ricorda che crederci è il primo passo, Tiziano è stato anche amico mio, una persona che rispondeva alle email. La prima volta che gli ho scritto solo per dirgli sono felice che tu esista perché mi fai sentire meno sola, meno sognatrice, con qualche possibilità di cambiare il mondo. E quando lui aveva risposto, beh, davvero mi ero sentita parte di qualcosa. Grazie anche a lui, in quell'anno, parecchie cose sono cambiate. Non dico di essere migliore o peggiore, ma sono cosciente, sveglia, attenta. Questo è ciò che mi ha lasciato anche lui, una persona migliore di quella che ero. La morte è solo un dettaglio. Quindi questo è uno dei molti interventi che ci sono. A ognuno Tiziano ha lasciato qualcosa di diverso. Molte persone l'hanno preso come il pacifista, senza se e senza ma. Ieri sera da questo palco qualcuno ha detto, parlava dei pacifisti come di alcuni pazzi, insomma. Sicuramente bisogna credere nel fatto di poter cambiare qualcosa, altrimenti se ci si lascia vivere la vita, poi quando bisogna lasciarla diventa più difficile. Tiziano è una persona che è riuscita a lasciare la sua vita perché l'aveva vissuta, perché il segnale che esce dal Giro di Giostra, secondo me, quello che io ho preso, poi ognuno prende una sua parte, è proprio che se vivi bene la tua vita, quando arriva il momento di lasciarla, probabilmente, non lo so, però probabilmente la lasci con un pochino più di serenità. Quindi, infatti, quando nel video, in un video che passerà dopo, Folco chiede al padre cosa lasci, e lui risponde, se tu mi chiedi cosa lascio, lascio qualche riga di un libro che magari aiuterà qualcuno a vedere la vita in maniera diversa, a situarsi in un contesto più ampio, come è quello che sento così forte io in questo momento. Sento la vita che mi sfugge, ma sono in pace, sono sereno, perché sento che faccio parte di un tutto. E quindi è un messaggio molto, molto bello, quello che lascia Terzani nei suoi libri, negli ultimi. Come diceva prima Max, è molto intimista, e chi ha letto solo gli ultimi due può essere preso facilmente da delle conclusioni un po' affrettate, come ci sono state per chi ha letto i giornali e nelle settimane scorse. Diciamo, oggi diceva, quando c'era il sindaco Veltroni, si parlava di Socci, che stranamente, visto che attacca tutti quanti, a Veltroni gli aveva parlato bene, è arrivato ad attaccare anche noi, e attaccare anche Terzani, scrivendo sulle colonne di Libero alcune cose, alle quali poi tra l'altro abbiamo risposto e siamo stati molto felici nel vedere il rispetto della pubblicazione integrale della risposta, proprio perché veniva fuori il messaggio, cioè dentro a questo libro qua, dentro di noi, dentro al forum di Terzani, quello che emerge chiaro è il rispetto generalizzato delle persone che scrivono all'interno del forum. Certo, una deriva c'è sempre dappertutto, ma rappresenta realmente una cosa marginale. La stragrande maggioranza, direi veramente il 99,9% degli interventi dei lettori di Tiziano Terzani, lasciano trasparire un rispetto reciproco per il punto di vista dell'altro, che è una cosa che Terzani ha sempre posto davanti, prima di qualunque cosa, nei suoi reportage, così come viene fuori in Anam l'ultima intervista che ha rilasciato a Mario Zanon. Lui dice, proviamo ad adottare un altro punto di vista, non pensiamo sempre con i nostri occhi, proviamo a pensare il perché degli altri dall'altra parte. Allora capiremo, per esempio, che, come diceva lui prima, i vietnamiti erano a casa loro. È ovvio che se oggi qua, come vediamo anche noi, arrivano
gli islamici o che so io a buttare le bombe a casa nostra, a voler occupare casa nostra, è casa nostra. Noi la minima cosa che possiamo fare è difenderci, cercare di difenderci. Quindi adottare già il punto di vista dell'altro è un primo passo per arrivare a capire che forse la violenza non si combatte con la violenza, ma si combatte con l'amore. Parole di Terzani. Sì. Noi rimaniamo sempre stupiti, il sito lo gestiamo io e Alen Loreti, che è sicuramente una grandissima colonna che tiene appunto in piedi tizianoterzani.com, e rimaniamo stupiti di come non dobbiamo mai intervenire sul forum. Sui forum internet normalmente capita di tutto, gente che si offende, si insultano. Noi abbiamo cancellato due volte due messaggi pubblicitari, non siamo mai dovuti intervenire dicendo cancellando delle persone, cancellando dei messaggi, perché devo dire che c'è un'automoderazione e abbiamo una newsletter con 17.000 iscritti, 17.100 e qualche cosa iscritti. Abbiamo avuto proprio pochi giorni fa, siamo arrivati a 1 milione di pagine viste, quindi è una community tra le più ricche dedicata a uno scrittore italiano e straniero di materiale, abbiamo molte visite, ma abbiamo questa fortuna che probabilmente il fatto che i lettori, chi legge Tiziano, comunque una persona abbastanza allineata con questo tipo di pensiero, non siamo mai dovuti intervenire, perlomeno in maniera pesante, tagliando degli interventi o cancellando delle persone. Questo per noi, devo dire, è una grossa soddisfazione. Rita, i rapporti con la famiglia. Un uomo così duro, determinato, faceva sempre tutto quello che gli passava per la testa e non cercava di non avere limiti nei limiti, insomma, di quello che era consentito. Certo. Però ecco, com'era, tu che l'hai vissuto, il rapporto con suo figlio, che poi forse viene in parte recuperato alla fine, sì. Com'è stato invece negli anni? Lui ha amato profondamente la famiglia, tant'è vero che dall'inizio sono andati tutti insieme in Cina e così via via hanno vissuto in diversi paesi tutti insieme. C'è un legame molto profondo, diciamo, con la moglie, di amore profondissimo, come diceva lui. C'era un attaccamento molto forte, anche se per diverse ragioni, in diversi momenti della loro vita sono stati lontani, come gli Addeli anche. Gli Addeli, specialmente la prima parte, quando, dopo l'operazione, diciamo, quando lui è tornato in India, Angela non c'era, era tra la Germania e l'Italia per organizzare i dipinti di suo padre, che era un pittore tedesco. E poi stavano risistemando la casa di Firenze e di Orsigna. Questo perché Tiziano diceva sempre, dopo l'operazione, non voglio lasciare una vedova in India. Questa era una cosa a cui teneva molto. Il rapporto con i figli era... Lui era una persona molto impetuosa, aveva vissuto in tantissimi posti, però aveva un attaccamento molto grande per i figli, specialmente con Folco. Era più che altro una preoccupazione la sua all'inizio, il senso di vederlo... Folco è cambiato molto in questi ultimi anni. Quando l'ho conosciuto io era molto più sognatore, molto più tranquillo. Lo dice anche Tiziano nell'ultimo libro. Si è cresciuto un po' all'ombra di questo padre. Beh, d'altronde non era un padre facile, insomma. Non era un padre facile, ma penso che sia stato un buon esempio per Folco. E comunque che gli abbia dato quello sprone che ora sta mettendo in pratica. E dunque c'era sempre un cruccio, ci scrivevamo molte email e lui ogni tanto mi parlava di Folco che l'aveva sentito e non era contento che non riuscisse a sfondare, a trovare una sua strada. Quindi
Sono contenta specialmente quando ho saputo di questo, di quest'ultimo libro e poi quando ho visto anche tutte le scene che li ritraggono insieme, gli Orsini. Sono contenta per loro due, per Tiziano perché è stato sicuramente un periodo molto importante per lui, da una parte perché erano gli ultimi giorni, gli ultimi mesi della sua vita e dall'altra parte perché poteva avere vicino davvero in un'altra maniera Folco e avere la possibilità di parlarci, di insegnargli delle cose, lui che rimpiangeva di non aver avuto un rapporto così con suo padre. Sì, Folco parlava di Tiziano di conoscenza proprio interiore, diciamo. Sì, no? Nell'ultimo periodo sicuramente. Come dicevi, Tiziano non era una persona facile come gestione, aveva un carattere molto sanguigno, era uno che si arrabbiava facilmente, è stato un padre molto severo, i figli non potevano leggere i fumetti, non potevano guardare la televisione, insomma, era uno molto rigido. Però appunto sicuramente poi sulla distanza sono venuti fuori di più i punti di contatto che i punti di rottura. Infatti Tiziano aveva chiamato Folco appunto 3 mesi prima per scrivere insieme il libro, aveva chiamato Saskia che nel frattempo aveva appena partorito, doveva partorire il bambino, ha partorito il bambino, l'ha portato a Tiziano da vedere questo bambino e Tiziano dopo pochi giorni sentiva probabilmente di aver chiuso, di aver fatto tutte le cose che doveva fare e dopo credo 3 o 4 giorni che era arrivata Saskia con il bambino è morto. Quindi, diciamo, probabilmente voleva veramente chiudere questo cerchio, sì. Facendo tutte le cose che aveva desiderato fare, parlare con Folco perché probabilmente non si erano mai parlati molto prima. Tiziano dice in parecchie interviste che si sentiva da un certo punto di vista molto più simile a sé Saskia, se la sentiva un pochino più vicina, Folco era più simile a lui per le cose che faceva, ha viaggiato, ha fatto dei lavori in India, si trovavano spesso a lavorare insieme o comunque negli stessi ambiti, erano interessati alle stesse cose, ma erano sempre stati un po' forse conflittuali, no? Perché sì. Folco cresceva all'ombra di un padre impegnativo, Tiziano era una figura importante da tutti i punti di vista, era grande fisicamente, era grosso, aveva una voce molto forte, quando rideva si sentiva a 20 metri di distanza e dall'altra parte aveva anche una figura intellettuale che insomma, è come per i figli d'arte accade credo normalmente, è difficile perlomeno, non dico andare vicini, ma non dico fare le stesse cose, ma anche avvicinarsi come qualità del lavoro. Perché ci sarà sempre qualcuno che dirà, ah, ma tu non sei come tuo padre. Certo, io non sono Tiziano, sono Folco. Quindi... Vogliamo aprire un attimo, allargare diciamo questa discussione e vedere se ci sono delle domande nel pubblico? Forse c'è un microfono. Volevo innanzitutto ringraziare perché è stato molto bello seguire questa conversazione e poi volevo chiedere alla signora che ha conosciuto direttamente Tiziano che qual è la qualità di lui che l'ha colpita di più. La qualità che mi ha colpito di più, ma che ha colpito tutti in assoluto, la sua grandissima generosità. Generosità nel parlare, nel dare consigli, nell'aiutare persone che avevano bisogno, il sapere essere sempre presente e saper prevenire quelli che avevano bisogno. E quando abbiamo fatto questo giro in India, quando ho accompagnato Stella Pende in questo viaggio, l'ho portata a intervistare amici, gente che aveva lavorato per lui, con lui, e questa è stata una cosa che l'ha meravigliata proprio da tutti. La prima cosa che dicevano è la sua generosità. E forse in India si guarda anche molto l'aspetto, si analizza la persona anche dall'aspetto.
e lui era una persona così grande, aveva delle mani molto grandi, e questo è proprio un segno inequivocabile di generosità, senza estremi. Un altro aspetto, tutti si guarderanno le mani adesso qua, eh. Un altro aspetto, se posso dire, per quanto l'ho conosciuto io, è il fatto di essere sempre molto leggero, nonostante dicesse delle cose in alcune situazioni molto serie, era una persona che si prendeva a volte, e quello che ha insegnato a me è di prenderci sempre un poco sul serio, cioè di avere sempre una risata in tasca, perché dice la vita già di suo è abbastanza complessa, se ci prendiamo troppo sul serio diventa ancora più difficile, mentre sicuramente la risata di Tiziano è una di quelle cose che non, tra tutte le cose che ti può aver detto nella vita, difficilmente dimentichi. Era una persona molto molto piacevole, era proprio una persona divertente anche. Altre domande? Terzani ha scritto anche qualcosa su Repubblica, ha scritto un po' su Repubblica, un po' sul Corriere, ma pochissimo in Italia. In Italia ha scritto fino al 2002, dal 75. Alla signora volevo chiedere cosa ne pensava il giornalista Terzani dei suoi colleghi, dei colleghi conosciuti in giro per il mondo e dei giornalisti italiani, del modo di comunicare il giornalismo in Italia. Dobbiamo rispondere? Curiosa. Dunque, non è che facesse pettegolezzi Tiziano, ma quando era Deli, per esempio, io posso parlare di Deli perché l'ho conosciuto e quindi l'ho frequentato lì in India, non frequentava mai italiani, mai giornalisti italiani, neanche stranieri, cercava altre persone. Io vorrei fare, c'è una domanda là. Buonasera a tutti, sono molto emozionata e ringrazio tantissimo i due autori di questo libro, di cui sono venuta a conoscenza solo questa sera. Io potrei anch'io dire che ho conosciuto Terzani in un periodo particolare della mia vita, mi sento molto vicina a quello che avete detto questa sera. Questa sera mi trovo qui per caso anch'io, mi ha colpito molto il racconto dell'editore. Io questa mattina ero in libreria con le mie figlie e ho chiesto di un libro della moglie di Terzani, mi è stato detto: ah, ma questa sera se lei va al Pada Volkswagen trova una conferenza su Terzani e sono qui. È stato tutto casuale, però il destino ha voluto che fossi qui. E sono molto sensibile anche al discorso dell'organizzazione. Voi cosa ne pensate? È un capitolo della fine. L'organizzazione, magari ne parliamo brevissimamente. Tiziano parla con Folco di questo argomento. Folco dice che negli anni, girando il mondo, ha conosciuto diverse persone con le quali ha condiviso il piacere di fare le stesse cose o comunque di sentirsi parte della stessa cosa. E questa cosa la chiamano in maniera scherzosa l'organizzazione, per cui dicono: a volte capita di trovarsi con una persona che non hai mai visto su un treno e ti rendi conto di far parte della stessa cosa, della stessa, la mettiamo tra virgolette ovviamente, organizzazione. Diciamo che questa cosa noi la sentiamo molto forte, perché tutto quello che è nato da 7 anni a questa parte in Italia, ma che poi possiamo allargare ad altre situazioni, è sempre stato molto casuale se uno crede nel caso. In realtà forse fa parte di un'altra cosa se uno magari crede anche al fatto che noi decidiamo del nostro destino, ma che tutti facciamo parte della stessa situazione. E ci siamo trovati spessissimo a condividere con persone mai viste il piacere di leggere gli stessi libri, perché poi ovviamente
non è che siamo dei pazzi, leggiamo solo i libri di Tiziano, leggiamo altre cose, ci troviamo negli stessi ambiti e spessissimo capita appunto di rendersi conto che qualcosa si può fare e qualcosa si può fare tutti insieme. Tiziano, c'è una frase che chiude appunto l'Indovino mi disse, credo, che dice che è ancora, no, Lettere contro la guerra chiude, dice è ancora il momento, è questo è il momento per fare qualcosa. A volte lo possiamo fare ognuno per conto nostro, a volte tutti insieme, però la cosa importante è iniziare a farlo. Ognuno, secondo me, questa frase la può girare nella maniera più consona, però è una frase che parla di vita. Tiziano era una persona che amava moltissimo la vita, nonostante poi abbia parlato della morte, però io questa cosa ce l'ho scritta sul frigorifero e tutte le mattine quando apro per prendere il latte per fare colazione me la trovo davanti e credo di sentirla, l'ho fatta mia, insomma. Ogni giorno è buono per fare qualcosa, quindi il fatto che cercasse oggi un libro di Angela e l'abbiamo detto questa cosa, intanto bisogna dire che sicuramente a Cortina hanno fatto un ottimo lavoro di diffusione delle notizie e la libraia era molto in gamba, però forse perché proprio oggi e non domani andare in libreria, no? Quindi l'organizzazione esiste, siamo tutti, ma siamo tutti non solo quelli che ci sono qui dentro, sono anche quelli che ci stanno fuori. L'importante è rendersi conto che facciamo tutti parte della stessa cosa, la razza umana è la stessa. Beh, io vorrei aggiungere ancora una cosa, che secondo me quello che poi ha dato a me Terzani è che lui ha la capacità di parlare della morte come di un fatto della vita e quindi lui gli vuole andare incontro con gioia e con grande serenità e questo credo che sia un augurio che noi tutti ci dovremmo fare, perché nella mia vita e nel mio lavoro ho visto anche morire diverse persone e vi assicuro che tutti quelli che riescono a farlo, che hanno la capacità e la forza di farlo con grande gioia e con grande serenità, sono persone che poi dopo ti lasciano un ricordo e una capacità anche di affrontare le difficoltà della vita che ti danno una forza senza uguali, insomma, ecco. E questo è... C'è un'altra domanda... Tutto e appoggio insomma, il vostro lavoro. Volevo chiedere il suo rapporto con il cristianesimo, con l'induismo, come uomo, non come giornalista, com'era? Tiziano, quando qualcuno gli chiedeva appunto che tipo di credo avesse, era sempre estremamente vago, rispondeva con una battuta come quella: sei buddista, no, sono fiorentino. Da quello che ci dice Folco e da quello che, di cui ci siamo resi conto, Tiziano aveva un suo rapporto molto intimo con la religione, diceva di essere ateo, in realtà aveva un suo sentire che si era creato, aveva preso sicuramente dalla nostra religione una serie di cose, da San Francesco, dalla pace... Aveva preso dall'Asia moltissimo, si sentiva molto vicino ad alcune delle religioni asiatiche, però si era creato una religione sua. Criticava alcuni aspetti della religione cristiana, in Anam poi c'è un pezzo carino, divertente anche, però per esempio capitava spesso che negli incontri, nelle librerie nel 2002 quando andò a presentare Lettere contro la guerra, qualche ragazzo gli andasse incontro dicendogli: ah, ma io voglio trovare me stesso, dove devo andare, no? Devo andare in India, devo andare a cercare negli ashram. Lui diceva: tu siamo a Firenze? Sì, vai in chiesa. Cioè, non serve andare in capo al mondo per trovare te stesso, incomincia ad andare in un posto silenzioso. Tiziano parla più volte nei suoi libri del silenzio che... ci manca molto, no? Ci manca molto e ci mette in imbarazzo quando ci troviamo in una situazione silenziosa. Io faccio il fotografo, 2 giorni fa ero a fare le foto ad un matrimonio e a un certo punto gli sposi hanno chiesto di fare alcuni minuti di silenzio in chiesa. Era inquietante, perché non siamo abituati. Se adesso noi diciamo: ok, stiamo in silenzio 3 minuti qui dentro, già questi 5 secondi sono pesanti,
perché non sappiamo a cosa pensare, no, perché siamo, non siamo più abituati, siamo costretti a concentrarci su noi stessi, esatto. È una cosa che più delle volte tendiamo ad evitare, siamo spesso, quando parla appunto, come dicevamo prima, della morte, ne parla in senso meraviglioso, perché? Perché riesce ad affrontare quello che per tutti noi, mondo occidentale, come stavi dicendo tu prima, quando ci siamo messi a parlare, quello che per tutti noi è un tabù. E la cosa incredibile è che è diventato un tabù perché fa parte della vita, cioè per noi è facile parlare della vita per tutti quanti, com'è altrettanto difficile affrontare un argomento che è l'altra faccia della vita, che è diciamo la fine della nostra vita terrena, la morte, che sconvolge sempre tutti. Ecco qua dove per certi aspetti può essere stato alle volte anche travisato, c'è chi lo ha etichettato come un pessimista Terzani, uno che quando ha scritto Il Giro di Giostra era talmente pessimista che si è messo a scrivere questo libro così, non ha capito assolutamente niente, perché non era quello. Basta appunto leggere realmente per bene i libri, con attenzione, traspare da ogni riga una gioia nei confronti della vita. E anche nell'intervista di Anam lui poi esprime così bene questo concetto, che anche a me personalmente è molto caro, della filosofia del Tao, quindi dello Yin e dello Yang, questo cerchio che rappresenta in sé il tutto, un cerchio composto da questa metà nera e questa metà bianca, e ognuna di queste due parti, la metà bianca ha un punto di nero, la metà nera ha un punto di bianco, che servono per ricordarti che la vita è tutto e il contrario di tutto, grandi gioie, grandi disperazioni, grandi esaltazioni, grandi dolori. E quindi è bello pensare alla vita in questi termini. Bene, su queste parole direi che possiamo chiudere con un filmato dedicato a Terzani. Sì. E niente, lasciamo a lui la parola finale di questo dibattito. Grazie e buonasera a tutti. Grazie.